Guarda che ti vedo, anche se tengo la testa girata, guarda, ti guardo qui. Che hai fatto qua? Ma buono. Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, mi sembro una vecchietta stasera con questi capelli bianchi così. Oggi sono veramente stanca, 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 ma stanca. È vero, Mattia? Allora, andiamo, devo andare ancora a piastrare i capelli. Allora, io vi ricordo che questo è un video in collaborazione con altri due canali, 8sottantotto e Maria Sdurni Family, quindi poi nel mio info box vi lascio i link diretti. Casa, questo e niente, devo andare a pulire la cucina, quindi questo video lo giro di sera, quindi vi faccio vedere un po' la mia night routine. Finisco prima di pulire la cucina, così domani una cosa bella la mattina quando entri in cucina, che trovi tutto pulito e inizia che ti prendi il caffè, va bello tutto pulito e quindi il primo caffè della giornata parte bene. Per me è una coccola. Poi niente, vado a mettere il pigiamino, i pigiamini a questi bei bimbini, bimbini, bambini, bambini, vero Mattia? Guarda che butta la macchinina, che bel gioco. Sì, dovevo. E niente, devo andare a mettere i pigiamini, poi gli do il latte. E dopo un po' li faccio lavare i dentini, poi vabbè le manine. E poi cosa devono fare questi bambini? Devono mettere a Nina i giocattoli, che io prima che vado a dormire, vabbè, mo vi faccio vedere quello che c'è. È vero, Alessia, vieni qua, vieni a raccontare la sera cosa fai tu prima che vai a dormire. Vieni. No, i giochini. Aspetta. Vieni qua, vieni a raccontare. Allora, spieghiamo cosa fai lì, bambini, fate come faccio io. Fai come mamma. Dove? Fai come mamma. Come mamma. E cosa si fa la sera prima che si va a dormire? Si mettono i vestiti. Sì, il pigiama, si dice. E io vedo quello di casa. Quello di Cars. Sì, ma i giochini dove si mettono? A posto E perché devono fare? Anina. La ninna. Ragazzi, come mi funziona a me questa cosa della ninna? Io ve lo consiglio. Ci ho voluto un po' di tempo per imparare, però loro sanno in automatico che quando loro vanno a dormire, sì, vanno a dormire, devono raccogliere i giocattoli. Sì, perché anche i giocattoli devono andare a dormire, quindi si raccolgono tutti e si mettono nella cesta con Dino, il dinosauro che fa il guardiano dei giochi, giusto? Sì, singhiozzo. Va bene, mi do da fare, pulisco questa cucina e ci vediamo dopo.
ho finito tutta la cucina, ho fatto il biberon a Mattia. La verità, stavo passando l'aspirapolvere, mi giro e trovo Mattia che si è addormentato così col biberon in mano. Ma, cosa strana, comunque, vabbè. E niente, mo attacco la lavastoviglie, finito tutta la cucina bella, tutta bella pulita. Fammi attaccare la stoviglie che sì, già l'ho messa, ho messo la pastiglia, ok. Oh, sì, domani mattina, dopo il caffè che partito. Dopo il caffè che mi bevo, me la vado a svuotare e poi niente, la inizio a riempire con le tazze della colazione e tutto. Allora, mo scendo giù. Ah, avete visto come ho fatto a mettere i giocattoli a posto? Guardate, ho messo dinosauro che controlla i giochi. Guardate, l'ha messo con il volto verso qui che controlla che i giochi non vanno via. Si è fatto un po' buio. Cioè, non sulla sedia, a terra. Mi si è addormentato pure Saverio, sicuramente. Si è addormentato Saverio con la TV accesa. Saverio, come è? Cuoricino di mamma, vai giù, dai. Vabbè, allora sono veramente stanca, come già volevo, mi siedo un attimo. Oh, mi sono seduta veramente oggi, non ce la faccio più, su giù. Vabbè. Leva i denti. A piano, mamma. Hai finito il lattuccio? Sì. Vieni in braccio. Oh, bravo. Aspetta. Hai lavato i denti? E quando? Ho lavato i denti. No, è mo' dobbiamo andare a lavare i denti prima che si addormenta, è vero? Ma l'hai addormentato? Anche se vedo. Mattia si è addormentato e non ha lavato i dentini. Va bene, andiamo a lavare i denti. Allora, salutiamo. Sì, ciao. Di ciao, vado a lavare i denti. Ciao, e poi? I denti. E di buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Bacino, non lo dai. Buonanotte. No, così volando. Buonanotte, vado a dormire e a lavare i denti. Vabbè, vado a mettere il signorino a dormire. Il primo bicchiere. Un bicchiere? No, te lo chiudi, da. E chiudo? Lavi i dentini, da. Ma come lo metto? Puoi lavare i denti? Certo che puoi lavare, vai. Oh! Dai, sciacqua i dentini, dai, lava. Veloce. Allora, mo vi dico quello che ho combinato io. Allora, come vi ho detto prima, vi devo far vedere che ho combinato, perché solo io posso fare certe cose. Vabbè, non vi mettete a ridere. Allora, stavo sotto la doccia, ma ve lo racconto in breve. Stavo sotto la doccia. Di solito io quando faccio la doccia lì mi faccio lo scrub. No, basta, aspetta. Mi faccio lo scrub del corpo, lo scrub del viso, lo scrub dei piedi, insomma, tutte queste cose qua, no? Ma quando faccio io la doccia, stanno sempre i due marmocchi, Mattia e Alessio. Ops. E quindi, sbadatamente, mentre guardavo Mattia che era sotto di me, prendo lo scrub dei piedi, cioè questo qua, ragazze, dell'Avon. Non l'ho aperto perché mi devo andare a fare la mi lavi i piedi, insomma, le cose mie della notte prima che vada a letto. No, non vuoi
buttare l'acqua, mamma. E niente, sbadatamente, ma non me ne sono proprio accorta. Prendo, lo metto sulle mani, me lo metto sul viso, strofino, con gli occhi chiusi, lì per lì, non ho visto, non ho sentito e non ho visto nulla. Dopo 10 secondi inizio a sentire un bruciore forte alla faccia. Ma siccome era andato leggermente sulla bocca, inizio a sentire la... perché questo qui è al mentolo. Siccome questo qui è al mentolo, mi sentivo proprio di bruciare. Ho iniziato a sentire l'odore forte di menta. Ho detto io, oddio, che ho combinato. Mi sono messa lo scrub dei piedi al viso. Cioè, ragazzi, ho tolto subito. Però nel frattempo il mio viso era diventato rosso, però devo dire la verità, una freschezza che avevo sul viso, una cosa proprio bella, eccezionale. Peccato che uno scrub dei piedi. Comunque sulle labbra il bruciore non è andato via subito, ho messo l'acqua fredda, insomma. E niente, poi mi sono lavata il viso con un detergente, ho messo una crema, però mi sentivo il viso proprio ghiacciato. Io questo lo uso ai piedi, però devo dire che è veramente una bomba, è sempre dell'Avon e vi consiglio di usarlo. Questo qui, lo metto così, è veramente molto 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 efficace per i piedi, non per il viso come ho fatto io. Io ho detto la mia chicca che ho combinato. Ma si deve dare allo specchio, un narcisismo. Si è finito di lavare i denti anche con questo spazzolino. Togli lo spazzolino. Sì, sono bianchi i denti, sono bianchissimi. Sono bianchi. Fissati. Un po' meno, un po' meno. Ma sono blu. No, sono blu i denti. Madonna, insomma, vi ho raccontato la mia chicca che ho combinato ieri sera. Vabbè. Va bene, mo mi metto una crema al viso perché, vabbè, io ve l'ho sempre detto, a parte che ho queste occhiaie qua, poi devo ordinare qualcosa sul sito di Pink Panda, qualche siero della Revolution, queste cose che ho visto che l'ha usato Ivana Quartuccio nel video, sì, quello che è uscito oggi, appunto, ho visto proprio il siero che lei usava della Revolution. Infatti ho chiesto qui nel commento come si trova, se è buono, poi specialmente per la mia pelle. Poi mi sento in privato con Ivana e chiedo meglio, perché lei è molto sul make up, su queste cose qua. Vediamo un po' cosa mi dice Ivana. E niente, vado a mettere la mia cremina, anzi metto questa qui, la Yves Rocher. Anche io voglio mettere crema. Tu questa non la puoi mettere. Voglio mettere. I miei skincare sono talmente veloci. Veloci? Non è vero. No, io. Comunque. Mi dà un filo. Cioè, mi devo ancora fare con la piastra sti poveri capelli, però faccio domani. Ma vado a mettere il pigiama, tisana e divano. Tanto Mattia si è addormentato, sapevi? Già si è addormentato. Mi fate i denti. Hai lavato i denti, no, la sera è molto fissato perché va a dormire i denti. Sì, mamma si mette a posto, lascia questo. No, no. Che fai adesso? A posto, è questa la mia skin care. Veloce, veloce. Ma c'è la faccia blu. No, non ce l'ho più la faccia. Vado a mettere il pigiama. Che colore è la tua faccia? Vabbè, mo prima che mi metto il pigiama mi vado a mettere già la roba questa qui, già nella lavanderia, così domani mattina aziono, no, faccio partire il bucato che già sta dentro alla lavatrice, lo faccio avviare stanotte, domani il tempio quello, quindi già ce l'ho e si riparte con la routine. Wow. Topolino, da mettere il pigiama.